La festa patronale di Venafro, con cui si ricordano i santi martiri Nicandro, Marciano e Daria, ha avuto inizio come da tradizione già dal 15 giugno scorso. Allo scoccare della mezzanotte è scesa in strada ed ha iniziato a strimpellare la cosiddetta bandarella che ha richiamato i fedeli in strada per sancire l'avvio delle celebrazioni. Ed ecco che da quel momento hanno avuto inizio per 3 giorni le cerimonie religiose. Il busto argenteo di San Nicandro e le reliquie dei martiri, con una prima processione, sono stati portati dalla chiesa dell'Annunziata, dove sono generalmente custoditi, alla Basilica Convento, sita alle porte della città, dove si è tenuto il solenne pontificale officiato dal vescovo uscente della diocesi di Isernia-Venafro, Monsignor Salvatore Visco. L'occasione è nota anche perché avviene la simbolica consegna delle chiavi della città e dei ceri dal sindaco a San Nicandro, quale richiesta di protezione, chiavi che vengono quindi apposte sulla statua. Un evento molto sentito, nel corso del quale il primo cittadino, Antonio Sorbo, ha voluto spendere pure parole di ringraziamento a Monsignor Visco, che presto consegnerà la diocesi nelle mani del successore Cibotti. Sorbo, in parte del suo discorso, ha paragonato questo vescovo al nuovo pontefice, evidenziando come egli sappia essere uomo del popolo e tra il popolo. Infine l'annuncio, altro momento caldo per i venafrani. Quest'anno è apparsa la Santa Manna, quel liquido cui sono attribuite doti miracolose che rende il convento meta di pellegrinaggi, liquido che scaturisce dal sarcofago di San Nicandro e che quindi rappresenta un buon auspicio per la comunità.